Fra poco andrà in onda Casotto, un film del 1977 diretto da Sergio Citti. La scena è quasi teatrale, visto che la storia è ambientata tutta all'interno di un casotto, che negli anni 60 era una cabina sulla spiaggia condivisa da diversi bagnanti. Ci si cambiava tutti assieme in allegra compagnia. Noi vi aspettiamo fuori mentre vi spogliate, andiamo io. Ma come, non vi spogliate con noi? No! Il film inizialmente non ebbe successo, non fu capito e forse era troppo avanti. E infatti, negli anni che seguirono, Casotto finalmente si prese gli onori che si meritava. Nel 2011 ci fu anche una specie di sequel, di nuovo con protagonista Gigi Proietti, che a un certo punto cita Sergio Citti tra i 7 re di Roma. Il settimo re di Roma, cazzo, non mi ricordavo l'ultimo re di Roma, Tarquinio il Superbo, tutti gli altri mi ricordavo tutti. Romolo, Numa Pompilio, Tullo Stilio, Anco Marzio, Sergio Citti, Servio Tullio e Tarquinio il Superbo li portacci, non mi ricordavo a tutti. Casotto fu girato in 8 settimane e la sua realizzazione costò meno di 600 milioni di lire. Quasi tutti gli attori recitarono gratis, accontentandosi di una percentuale sugli utili. A spingerli fu l'affetto e la stima nei confronti di Citti e probabilmente anche il debito nei confronti del suo maestro Pasolini, che era scomparso da pochissimo. Nel cast c'è anche una giovanissima Jodie Foster. Piacere, questa è mia moglie, è nipotino mio. E questo è un mezzo lasciamo verde e questa è la nipotina mia bella. Guardate quanto è bella. Reduce dal successo internazionale di Taxi Driver, i produttori di Casotto inviarono a Jodie Foster quasi senza speranza il copione tradotto in inglese. Jodie inaspettatamente accettò, rifiutando 14 proposte che le venivano dall'Europa. Jodie non conosceva Citti, ma le piacque il copione. Piacque a lei, al suo agente e alla sua onnipresente madre, che non la mollava un minuto. Se usa mio padre, mi ammazza. È mezzo matto. Jodie non parlava italiano, non capiva una parola. Ed era difficile per Citti, che era un romanaccio doc, dirigere, a farsi capire, dirle come muoversi. E così si narra che sul set ci furono due interpreti. Uno dal romanesco all'italiano e un altro dall'italiano all'inglese. Volevano romano, capirai, a volevano romano ci siamo di casa, noi due. L'altro mese ci avevamo fatto uno spettacolo in mezzo alla piazza del paese. Casotto è un film d'autore esportato all'estero in diversi paesi. Olanda, Spagna, Germania, Portogallo e adesso ci gustiamo un assaggio della versione inglese. If this is the first time you've been to the beach, I bet you don't know how to swim. It don't matter. We go up to my knees. Relax there. Besides, how about Tennessee? The children, yeah? Franco Citti, che nel film duetta con Proietti, era il fratello del regista Sergio ed è stato anche protagonista di quasi tutti i film di Pierpaolo Pasolini. Con Gigi c'è stata subito una grandissima intesa, hanno formato una coppia comica perfetta, tant'è che ridevano dentro e fuori dal set. Ma che c'è figa, tanto sono due barattoli. Nella scena del pranzo possiamo vedere Citti e Proietti cominciare a sghignazzare. Cosa successe? Successe che il nonno Stoppa sbagliò una battuta e da lì a ogni ciak successivo ai due veniva da ridere. E così Citti era arrabbiatissimo perché sprecava la pellicola e Proietti dovette mangiare tantissime fettine panate che per mesi non poteva più sentirne nemmeno l'odore. Ma che sei matto? Con tutte ste fettine panate che mi sono mangiato. Altra scena da ridarola è stata quella della scoperta dei piedi zozzi. Avrebbe dovuto essere inizialmente tragica, un po' drammatica, ma alla battuta di Proietti, pure i tui, la troupe scoppiava a ridere. Ci furono ben 24 ciacche e il regista arrabbiatissimo, quindi non si poteva continuare e la scena si trasformò in comica. E queste sono le scarpe di gomma, che stingono. Pure i tui. Sì. Sono le scarpe che stingono, è il sudore, se stiamo mai fermi. Sul set l'atmosfera era bellissima, si facevano anche gli scherzi. Uno di questi è stato fatto a Proietti, mentre contava le pecore nella scena ad occhi chiusi. Lui contava e non gli dicevano mai stop, infatti quando aprì gli occhi la troupe se n'era scappata. Ma fanculo le pecore, ma conto tutte belle ragazze.
Nella scena del sogno di Gigi Proietti con le ragazze nude, una delle poche girate in esterno in provincia di Viterbo, ci furono dei problemi, ma non per oltraggio al pudore, ma per mancanza di permessi per l'occupazione di suolo pubblico. Il traffico era in tilt, tanta gente che guardava queste avvenenti ragazze, che poi, poverette, vennero anche portate in centrale dalla polizia. 27, 18, 79. Grazie. Il film fu girato negli stabilimenti De Paulis sulla Tiburtina, trasformato in un casotto estivo per l'occasione. Era pieno inverno e gli attori quindi avevano freddissimo a recitare in costume. Come sto? Mi sembri mia nonna. Ma sei bella tu con tutte queste smagliature, bella sei. Il film inizialmente avrebbe dovuto avere un altro finale, con Ninetto Davoli che entrava nel casotto, rovistava e rovesciava tutti gli effetti personali dei protagonisti e poi gli rubava anche i vestiti. Al rientro gli attori si sarebbero trovati nudi a chiedersi: qui c'è la tessera di un partito, qui un anticoncezionale, di chi sono? E senza ricevere risposte il film si sarebbe concluso con loro tutti nudi che ripiegavano verso le proprie abitazioni pieni di vergogna. Andiamo, va, tanto lo smetti. Ci asciughiamo a casa. Signor Cerquetti. Signor Cerquetti. Arrivederci, grazie. Grazie. State zitte. Casotto è un film originale che per la bravura del regista, degli attori e degli sceneggiatori quasi non ci si accorge sia stato girato in una sola stanza. È un cult estivo, ma non solo, che un cinefilo non può non aver mai visto. Il mare! Il mare! Il mare! Il mare! Ma dove vai? Là c'è l'autostrada!